Come abbiamo potuto vedere negli scorsi episodi, il Gekiga quindi si presenta come un movimento, un nuovo modo di fare manga. Un manga quindi che sia adatto ad un pubblico adulto e che fa del dramma il suo strumento prediletto, quindi la sua arma più potente. Siamo nel 1957 quando Yoshiro Tatsumi fonda lo studio Gekiga insieme a tanti altri sceneggiatori e mangaka dell'epoca e non ci volle troppo tempo prima che tanti altri si unissero al movimento, dando vita a storie che appunto hanno lasciato il segno per quanto riguarda la storia del manga stesso. Dopo aver passato in segna nomi del calibro appunto di Yoshiro Tatsumi, Seiichi Hayashi e Kazuo Kamimura, oggi andiamo a conoscere un nuovo esponente di questo movimento, un individuo che è stato in grado di lasciare un profondo segno nella storia di questo medium. Sto parlando di Yoshiharu Tsuge. Inutile dirvi che la sua carriera artistica deve essere stata tanto incredibile quanto travagliata. Il tutto comincia nel 1954, quando il nostro Tsuge inizia a pubblicare racconti noir per il mercato dei libri in prestito, le Kashionya. Se avete visto i precedenti episodi saprete che cosa sono queste Kashionya. Se non li avete visti non saprete cosa sono, quindi correte a recuperarli stolti. Ovviamente pochi anni più tardi lo stile Gekiga irruppe su quello che è il mercato manga giapponese e ovviamente Tsuge che cazzo ha fatto, non poteva certo essere da meno se non gettarsi nella pubblicazione di opere di questo tipo, di questa tipologia. Ovviamente il Gekiga stesso ci ha mostrato innumerevoli volte come la vita a volte possa essere davvero molto difficile. E ragazzi, il maestro Tsuge questo lo ha vissuto direttamente sulla propria pellaccia. Dal 1954 al 1962 le sue pubblicazioni, quindi per quasi un decennio, non riuscirono a trovare il giusto spazio. Realizzò Gekiga, provò poi anche con le strisce umoristiche ispirate a quello che è lo stile classico dell'epoca, ma niente ragazzi. Le sue pubblicazioni sembravano avere proprio qualcosa che non andava. Ed ecco che qui appunto si presenta il dramma. Un dramma che non ha niente a che vedere con le storie che siamo abituati a leggere nei nostri fumetti. Un dramma in questo caso, ragazzi, di vita reale, dovuto ad una profonda crisi professionale e anche poi a una conseguente crisi emotiva ed esistenziale che spinse il maestro Tsuge a tentare il suicidio nel 1962. Ovviamente non sono andato alla ricerca di come sia successo e di come abbia fatto. Credo che finché si parli di drammi sui nostri fumetti ci si possa anche sbilanciare con particolari macabri e poco delicati, ma quando si tratta di vita reale, ragazzi, non c'è un cazzo su cui scherzare. In ogni caso il maestro Tsuge è ancora qui tra noi e per fortuna la sua carriera artistica non si è interrotta dopo questo evento estremo, quindi davvero tanto di cappello per questa persona. Provate ad immaginare, no? Quando il lavoro, quando la propria vita non va come si vorrebbe, quando appunto nulla va come si vorrebbe, la soluzione più semplice è proprio quella di lasciar perdere tutto, di mandare in ramengo, come si dice in Veneto, tutto quanto. Ricominciare da capo quindi a volte può essere davvero troppo difficile, ma ecco che per il nostro maestro Yoshiharu Tsuge non era ancora finita e con una grande forza di volontà ha ripreso in mano i suoi strumenti e ha ricominciato la sua produzione artistica. Sono questi infatti gli anni della rinascita del maestro Tsuge, a partire appunto dal 1965, infatti, dopo aver superato questa enorme crisi, ecco che comincia la sua collaborazione con l'iconica rivista Garo ed ecco che finalmente le cose iniziano a prendere il verso giusto. Ecco quindi che tra il 1965 ed il 1970 il maestro Tsuge sfornerà ben 22 storie, tra cui però una in particolare lascerà il segno nella storia del manga. Ovviamente stiamo parlando di Neji Shiki, ma che cos'è Neji Shiki? Neji Shiki è un singolo racconto che in questo caso dà il nome all'intero volume, che appunto raccoglie 7 storie del maestro Tsuge. Il volume è edito da Oblomov Edizioni al prezzo di 19 euro tondi tondi. Abbiamo per le mani, ragazzi, un pezzo di storia del manga. Un'edizione, se devo dirvela tutta, un po' bruttina. Capisco che non sia un manga indicato per un pubblico di scolaretti, ma magari qualche ghirigoro in più l'avrebbe anche reso più appetitoso. In ogni caso, non siamo soliti commentare le
cartacee, bensì quello che è il suo contenuto, quindi direi di procedere. Sì, ragazzi, per quelli che hanno visto il video acquisti dove ho portato a casa questo volume, alla fine non l'ho più rimandato indietro, me lo sono tenuto così com'era, mangiato dalle marmotte assassine che abitano i magazzini di Amazon. Neji Shiki è il primo racconto che potete trovare all'interno di questo volume. È un racconto che ha una trama che potrà sembrarvi per certi versi, secondo me, banale e sempliciotta. La storia infatti parla di questo ragazzo che vedete qui in copertina, che viene morso da una medusa sul braccio sinistro durante un suo bagno in mare. Già qui, ragazzi, capite che stiamo parlando di roba proveniente da un altro mondo, cioè di roba assurda. Cioè, le meduse, per chi non lo sapesse, ve lo dico, non mordono e nemmeno pungono. Semplicemente sono i loro tentacoli ad essere urticanti quando li tocchiamo, ma vabbè, non siamo in un video di Barbascura sulle meduse o sugli animali coprofagi. Il ragazzo quindi si trova, a causa appunto di questo morso, un'arteria del braccio sinistro completamente recisa. Ed è proprio da qui, da questa spiaggia, che comincia il suo viaggio alla ricerca appunto di aiuto, di un dottore, di qualcuno che insomma possa prestargli anche un minimo di soccorso. Un viaggio all'insegna, ragazzi, dell'assurdo, immerso appunto in atmosfere rurali ma allo stesso tempo sognanti. Atmosfere rurali che richiamano i piccoli villaggi del dopoguerra, con appunto abitanti poveri che vivono anche di quel poco che hanno. Quindi nessuno sembra avere la benché minima carica empatica e nessuno sembra voler aiutare questo povero malcapitato. In giro pensate che le uniche figure mediche che sembrano esercitare sono gli oculisti. Ecco che infatti, proprio come potete vedere qui in copertina, il povero ragazzo si ritrova a sfilare di fronte a tutti questi ambulatori che però non possono offrirgli aiuto. Ma perché proprio gli oculisti, direte voi? Una scelta un po' particolare di Tsuji, sulla quale appunto penso che vi darò la mia impressione più tardi, una volta terminato questo discorso, una cosa alla volta. Insomma, poi ci imbatteremo anche in un treno con il suo macchinista, che appunto sembra andare in una direzione ma che improvvisamente ci si accorge sta andando in un'altra. Una storia che appunto fa del sogno e dell'assurdo il suo fulcro, la sua essenza. Il tutto si risolve con un lieto fine alquanto insolito, non è per spoilerare, ma insomma diciamo che qui non è tanto la trama l'importante, ma è il senso che c'è dietro a tutto. La risoluzione si ha appunto con un intervento di ricostruzione dell'arteria che ha più le sembianze di un lavoro fatto da un idraulico che da un medico in sé. Vi mostro velocemente il tratto del maestro Yoshiharu Tsuji. Devo stare attento perché anche in questi racconti le nudità sono di casa. Un tratto che cerca di avvicinarsi il più possibile, secondo me, al reale. Un tratto che anche in alcuni casi, provate a guardare questa locomotiva, risulta proprio carico, ricco, accurato e pieno di dettagli. Insomma, mentre per quanto riguarda il nostro protagonista, invece, come avete potuto vedere in copertina, sgamatevelo qui in basso a destra, sembra avere delle caratteristiche diametralmente opposte. Non so se mi spiego. La prima cosa che salta all'occhio di questo individuo è proprio il volto. Sembra quasi che indossi in alcune circostanze una vera e propria maschera. Provate a guardare anche questa tavola. Potete vedere l'uomo rappresentato sopra perfettamente, con uno stile realistico e ricco di dettagli, mentre qui sotto subito il protagonista è rappresentato veramente in una maniera molto particolare. Il suo volto infatti sembra sempre uguale in tutte le circostanze, brutto come la morte, veramente un tizio che addirittura in una delle tavole qui in mezzo, ragazzi, mi è sembrato Gollum, cioè, vediamo se ve lo trovo. Cioè, guardate qua se non è lui, ragazzi. Ovviamente non c'è alcun tipo di collegamento in merito tra le due cose. Tornando invece al nostro protagonista, oltre che ad essere brutto e sempre nella stessa posa, sembra semplicemente trascinarsi da uno scenario all'altro, mi viene da dire. Una situazione morbosa, quindi, indirizzata proprio alla ricerca quasi ossessiva ma assolutamente necessaria di un medico.
Il nostro bruttone quindi è completamente perso in questa specie di incubo, dove il villaggio e il protagonista sembrano collidere tra loro, dando vita a questa storia completamente assurda. Un incontro tra le due parti quindi assurdo, dettato da dei fatti che sembrano completamente casuali. Non tanto perché questo tizio si sia trovato proprio in questo villaggio un pochettino a caso, ma perché l'incapacità di comunicare e lo straniamento del protagonista, unito a quelli che sono gli accadimenti quasi randomici, danno vita ad un distacco, ad una incompatibilità appunto tra le due parti, quindi il villaggio e il protagonista stesso. Insomma, una storia assurda, carica di senso onirico, una storia, ragazzi, che nel 1968, quando uscì, sconvolse il modo di fare manga, il modo di fare Gekiga. Se prima il Gekiga era dramma e realtà, con Neji Shiki, grazie a Neji Shiki, abbiamo per le mani la prima impronta di manga dai connotati metafisici, che fa dell'assurdo e del sogno i suoi strumenti preferiti. Insomma, si tratta di una breve storia che comunque ha lasciato un segno, un'impronta, e che lascerà appunto in eredità agli artisti successivi questo nuovo ingrediente, mi viene da chiamarlo così, no? Questo ingrediente per condire le loro storie drammatiche. Impronta metafisica, quindi quasi surrealista, che viene ripresa nel corso di tutto questo manga. Ma la cosa che salta più all'occhio graficamente invece sono proprio questi occhi, che potete vedere anche qui in queste insegne sparse in giro per il villaggio di pescatori, rappresentate qui in copertina. Infatti l'occhio simbolicamente anche nell'arte ha sempre avuto un significato molto profondo, che cela appunto anche qualcosa di misterioso. È un qualcosa che ha sempre affascinato e che come elemento grafico ha sempre molto da comunicare. Non a caso il pittore surrealista per eccellenza Salvador Dalì ne era completamente ossessionato. Qui in sovraimpressione magari vi metterò il suo ultimissimo metronomo con occhio all'apice superiore, un marchingegno che visto così sembra una terribile macchina ipnotica, ma che in realtà, ragazzi, non serve ad un cazzo di niente. Ecco quindi che il nostro cervello, osservando questo metronomo, subito prende e si immagina qualcosa che va oltre alla funzione fisica dell'oggetto in sé. Quindi per Dalì l'occhio che cos'era? L'occhio era lo strumento adatto per mostrare allo spettatore delle cose invisibili. Era lo strumento per se stesso, che appunto gli permetteva di costruire visioni, per poter andare appunto oltre a ciò che poteva essere visto in modo semplice. Quindi vedere ciò che va oltre la mera rappresentazione fisica. Ecco che quindi ci riconnettiamo alla metafisica. Ecco quindi che anche in questo Gekiga Tsuge non sembra scegliere questa rappresentazione a caso. Che sia veramente collegata o che sia un richiamo vero e proprio al surrealismo di Dalì, questo non so proprio dirvelo, ma probabilmente non è nemmeno così. Ma sicuramente il carattere metafisico di questa sua scenografia e anche di questi suoi disegni è un chiaro indizio di come Tsuge voglia che il suo spettatore sappia andare oltre a quella che è la mera rappresentazione delle sue tavole, per cogliere quello che è il significato nascosto dietro a tutti questi deliri, a tutte queste ambientazioni oniriche da lui architettate. Non a caso quasi tutti i maestri del Gekiga sembrano rifarsi molto al cinema, come abbiamo visto ad esempio con Kamimura ed Hayashi e il loro richiamo a quella che è la nouvelle vogue francese. Storie brevi, quindi dei cortometraggi di vita, il più delle volte in questo caso drammatica, che appunto non necessariamente hanno bisogno di un finale felice. Un mondo, quello del Gekiga, che ha potuto così introdurre la tematica sognante e assurda e successivamente quella autobiografica o più semplicemente introspettiva. Infatti il maestro Yoshiharu Tsuge non è considerato solo il fautore del manga carico di senso onirico, ma anche del manga conosciuto come Watakushi manga, cioè il manga dell'introspezione, il manga dell'io. Infatti nel 1986 ecco che sforna la sua ultima opera, forse la più importante e carica di tutta la sua esperienza, non solo esperienza da fumettista, ma soprattutto esperienza di vita. Sto parlando dell'Uomo senza talento. Questo manga si presenta come una sua semi-autobiografia, dove appunto il maestro sembra voler raccontare quegli anni in cui la sua carriera lavorativa non sembrava andare troppo bene, come appunto vi ho raccontato all'inizio di questo video.
un manga che credo sia assolutamente necessario leggere per comprendere in toto l'autore, un manga che nei prossimi episodi di Alla scoperta del Gekiga di sicuro non mancherà di fare la sua comparsa qui tra di noi. Ci sarebbero molte cose da dire, molte cose da raccontarvi ancora, ma ovviamente lascerò queste cose succose al prossimo video che dedicherò al maestro Yoshiharu Tsuge. Con questo, ragazzi, vi ringrazio se vi siete guardati il video fino alla fine, per me significa davvero molto. Vi ricordo i miei social, che sono solamente due, Instagram e il gruppo Telegram qui sotto in descrizione. Vi invito ad iscrivervi ovviamente al canale, a lasciare un gran bel like e a commentare se siete curiosi di scoprire altro su questo meraviglioso mondo del Gekiga. Io sono sempre il vostro caro nessuno, mi auguro di rivederci in un prossimo video. Ciao a tutti!